Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti finalmente in questo nuovo video. Sono sempre io, Luca Crocco. La settimana scorsa non ci siamo visti, ma eccomi di nuovo qua per questo video. Un video un po' diverso dal solito, molto più tranquillo, insomma, così, per tenervi un po' di compagnia. Avrete già letto dal titolo di cosa parliamo oggi, quindi facciamo partire la sigla e cominciamo subito. Apple ai tempi di iPhone X presentò con esso le Memoji, i Memoji, chiamatele come volete, ma sono fondamentalmente delle emoji animate che possono essere personalizzate sull'aspetto del padrone dello smartphone o comunque anche per amici o parenti. Comunque sono delle emoji personalizzabili. Fino ad oggi sul Play Store ho provato veramente tante applicazioni che provavano a replicare la stessa cosa, ma con un risultato finale veramente scadente. Oppo però, attenzione, con la presentazione della Color OS 12 ha presentato le Omoji, ovvero la controparte delle Memoji. Sono praticamente la stessa cosa ma in ambito Android, cioè non è che hanno inventato l'acqua calda, però comunque è una cosa interessante e oggi voglio farvi vedere come funzionano. Ah, questo è un OnePlus, non è un Oppo? Vabbè, tranquilli, perché comunque le Omoji di Oppo possono essere sfruttate su tutti gli smartphone Android. E ora vi faccio vedere come fare. Allora, signori, eccoci qua. Questo è il mio OnePlus 9, come vedete non è un Oppo. E come funziona tutto ciò? In descrizione vi lascio il link per scaricare questo APK Omoji. Voi lo scaricate, lo installate tranquillamente, funziona, io lo sto utilizzando, ci ho giochicchiato un pochettino e funziona. Come vedete la fotocamera mi inquadra il volto e posso andare a giocare insomma con il Memoji, o meglio lo Omoji, pardon, sarà un po' l'abitudine. Funziona con gli occhiolini, funziona quando parlo, funziona con la linguaccia. Come vedete, insomma, comunque immagino che la funzione la conosciate comunque molto molto bene. Cosa è possibile fare? Questi sono gli Omoji diciamo standard, mentre questo è quello che ho creato, che dovrebbe essere me, dovrebbe assomigliare, non so se mi assomiglia, fatemelo sapere. Come creare la propria Omoji? Semplicissimo, scorrete un'altra volta a sinistra e crea un Omoji. Allora, prima che partano le critiche, lo so benissimo, questa schermata è identica, perché è identica a quella di iPhone, lo so benissimo, però comunque vabbè, è la funzione alla fine quella è possibile andare a personalizzare il tipo di pelle, la forma della testa, i capelli. Ci sono veramente tante acconciature, addirittura più di quelle che troviamo ad oggi su iOS, quindi bene bene così, sono contento. Poi possiamo andare a cambiare ovviamente i colori dei capelli, gli accessori, quindi ottimo, il colore degli accessori e quant'altro, il taglio delle sopracciglia, più spesse, meno spesse, comunque ormai lo sapete benissimo, meglio di me, tutto il taglio degli occhi, le ciglia, ovviamente il naso in tre dimensioni, la bocca, anche qua ce ne sono veramente diverse, la barba, i vari piercing, tutti i colori sono personalizzabili al 100%. Ora proviamo a fare qualcosina magari così al volo, come esce esce, ovviamente sto facendo tutto super a caso, non fate caso a quello che sto facendo. Vabbè, questo così, testa va bene, pelle non lo so, mettiamo un po' più scuro, gli occhi, proviamo a cambiare il colore degli occhi, dovrebbe essere qua sopra, esatto, celeste, così. Naso l'abbiamo messo, la bocca va bene così, le orecchie non so, ovviamente si può andare a scegliere su tre dimensioni. Orecchio destro, come vedete scorrendo in giù, poi mettere anche orecchio sinistro, quindi magari possiamo mettere da una parte un orecchino, di quale colore, boh, così almeno si vede, perfetto. E sull'orecchio destro magari si può mettere quest'altro tipo di piercing, magari sempre dello stesso colore, ecco, per dire, una roba del genere. Su copricapi si possono andare a mettere ovviamente i vari cappelli, anche qui ce ne sono un bel po', quindi bene. Anche sugli occhiali ci sono veramente tante montature, a differenza di quanto abbiamo già visto su iOS, e il gioco è fatto. Poi premendo qua sopra sulla V andiamo a salvare il tutto. Direte voi, molto carino, perché sì, oggettivamente è tutto molto carino, però c'è ancora oggi un piccolo problema. Qual è? Come poter effettivamente inviare queste Omoji? Dovete cliccare su Usa Omoji, personalizza Omoji, poi andate voi a fare, non so, la forma con la faccia, quindi l'espressione, ecco,
la linguaccia, l'occhiolino e quello che sia. Però attenzione perché lo sfondo bianco resterà sempre quando la invierete ai vostri contatti, perché dovete inviarla come una foto. Ad esempio, io posso fare così, fate la vostra forma, la vostra espressione, perdonatemi, e poi scattate la foto e date salva. E tutto ciò ve lo ritroverete nella galleria, eccola qua. Io ho fatto varie prove, e eccola qua. Fondamentalmente potrete poi inviarla ai vostri contatti come foto. Ovviamente scaricando, vi faccio vedere magari anche l'applicazione adesivi, eccola qua. Scaricando Sticker Maker potete trasformare queste foto in adesivi e a quel punto sì, potrete oggettivamente usare queste emoji proprio come se fossero le emoji di Apple. Quindi insomma, sì, è vero, l'applicazione ha un limite, però sfruttando quest'altra applicazione questo limite si supera e siamo tutti felici e contenti. Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Ovviamente fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Fatemi sapere se comincerete ad utilizzare anche voi le Oppo emoji sui vostri smartphone, anche se non avete un Oppo, perché come avete visto è possibile farlo. Per tutti gli altri che invece magari hanno un Oppo, beh, o aspettate oppure anche voi sfruttate questo metodo che vi ho mostrato nel video, perché comunque se avete un Oppo a breve arriverà anche la ColorOS 12 e beh, potrete provarle direttamente in maniera ufficiale, ecco, diciamo così. Per tutte le altre novità sulla ColorOS 12 io vi lascio in descrizione il video approfondimento che ha fatto Andrea la settimana scorsa, così potete vedere tutte le novità che arriveranno con la ColorOS 12 appunto sugli smartphone di Oppo. Detto ciò, io sono Luca Crocco e per Tech è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!